Cari Guitarnauti, ciao e benvenuti a questo primo episodio con questo format che si chiama Claudio a lezione da. Io sono veramente tantissimi anni che non vado e non prendo lezione da qualcuno, quindi sono anche un pochino emozionato e lo faremo ogni volta con un ospite, quindi con un famoso chitarrista. E diciamo che io cercherò di carpire i segreti di questo chitarrista che ci insegnerà qualche frase, qualche lick tipico del suo stile e di riflesso appunto anche voi potrete imparare tramite me, che cercherò magari anche sbagliando di assimilare appunto qualche segreto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo format lasciando un commento qui sotto e magari quali altri chitarristi vorreste vedere ospitati in questo spazio. Abbiamo a disposizione anche le trascrizioni delle frasi, quindi tab spartito, che potete scaricare cliccando sulla piccola i qui in alto, e così sarà anche per gli altri episodi. E per il primo episodio di questo format abbiamo un ospite che secondo me in questo momento non ha bisogno di presentazione. Abbiamo Matteo Mancuso. Ciao Matteo, come stai? Ciao. Ciao Claudio, tutto bene, grazie. Bene. Senti Matteo, allora ci sarebbero tante cose da dire con te, nel senso che sei in questo momento uno dei chitarristi più ammirati e chiacchierati, direi, del globo, credo di non esagerare, e, però come sai qui noi non facciamo un'intervista, ci sarebbero tante cose che ti vorrei chiedere, ma noi vogliamo andare al sodo e carpire i segreti dei musicisti che ospitiamo, quindi lasciamo ad altri. Tra l'altro ci sono delle tue belle interviste che hai fatto, credo anche con Marco Fanton, giusto, recentemente, sì, a cui possiamo rimandare, e vogliamo andare diretti al punto e carpire i tuoi segreti, quindi mi tenterai di insegnare tre dei tuoi licks e io cercherò di impararli, e di riflesso quindi anche le persone cercheranno appunto di imparare queste frasi. E quindi ti chiedo che cosa hai in serbo per noi, e mi raccomando, sii clemente, non farmi fare brutte figure, quindi qualcosa di facile in modo che riesco a starti dietro. Cosa ci fa? Ah, ecco, dimenticavo qualcosa che ti ho chiesto, come sai, di farci vedere tre licks che siano rappresentativi del tuo stile. Va benissimo, sì. Allora, il primo, ovviamente io per questi tre licks li ho estrapolati un po' dalle mie improvvisazioni, quindi per chi già mi conosce gran parte di questi licks sono familiari, nel senso che me li hanno sentiti fare spesso, ma proprio per questo li ho scelti. Il primo è un arpeggio di La minore nona, mm-hmm. È un po' rivisitato perché non è un La minore nona tradizionale, se vogliamo. E questo è una formula di arpeggio che mi ritrovo a fare spesso, soprattutto perché con la mano destra è relativamente semplice, sì. Perché con le dita suonare su corde diverse è un po' più intuitivo rispetto al pletto. Ecco, magari scusami, ricordiamo quei pochi che non lo sapessero che tu suoni con le dita in finger picking, quindi ecco, immagino che per fare alcune delle tue frasi sia anche indispensabile. Sì, sì, per alcune si può anche utilizzare l'hybrid picking, per esempio, quindi plettro e dita, un po' come fanno Tom Quayle, per esempio. Quindi questo è il primo lick, te lo faccio lento. Mm-hmm. Ok. La minore settima. Allora, provo a farlo prima con il plettro, giusto per avvicinarmici gradualmente. Quindi me lo fai, mi fai sentire un attimo com'è che era? Sì, questo è il primo frammento. Okay. Vado a prendere appunto tonica, quinta, settima e nona. Sì. Così è giusto? E poi su terza e seconda corda faccio do e sol. Ok. Questa è la parte un po' difficile col plettro, perché sono tre note in tre corde diverse. Uh-huh. Per il ritorno. Tipo un arpeggio. Quindi, sì, sì, tipo un arpeggio. Magari si potrebbe fare un simile sweep, penso, poi. E poi questa parte sono, insomma, un frammento dell'arpeggio di nona tradizionale. Mm-hmm. Quindi è così? È giusto? Esatto, sì, sì. Ok, quindi sì, sì. Li fai con un legato? Cioè qui sulle corde sol? No? O li prendi? Sì, faccio tutto con le dita. Ok. Ovviamente la stessa formula si può utilizzare anche per settima maggiore, settima mm-hmm. di dominante, quindi puoi avere anche
di dominante. Beh, è bello anche sentirli, se l'accordo lo permettesse, se ci fosse sotto un accordo neutro, anche sentirli in sequenza uno dopo l'altro è comunque un effetto gradevole. Certo, metti che ci fosse sotto, non so, un power chord paradossalmente, e li puoi alternare tutti uno dopo l'altro e fanno, insomma, la loro porca figura. Sì, sì, assolutamente, sì, sì. No, ma poi a me piace molto perché inizia con intervalli molto ampi. Sì. E discendenti invece è proprio l'arpeggio corretto, quindi c'è questa, sì, contrapposizione, sì, degli intervalli che... No, ma infatti è bello perché sai, di solito alcuni che si approcciano agli arpeggi partirebbero subito facendo prima terza perché l'arpeggio è strutturato così, invece insomma saltare anche così su intervalli larghi è interessante. Sì, sì, ovviamente è fondamentale sapere l'arpeggio in ordine. Sì, sì, però sì, certo. Una volta che li hai internalizzati, insomma, giocare un po' con gli intervalli in questo modo dà sempre bei risultati. Vabbè, ma è evidente che questa lezione sarà per persone che hanno un minimo di basi armoniche, però nel contempo poi, insomma, lo spieghiamo lentamente, magari, ripeto, poi lo trascrivo e secondo me, insomma, ce la dovremmo fare, dai. Senti, vogliamo passare alla seconda idea? Sì, sì. La prossima idea è sulla nostra scala preferita, la pentatonica. Sì. Ah, la usi anche tu, quindi? Sì, sì, okay. Insomma, abbastanza. ed è su Mi minore pentatonica, su questo box. Ok. E questa è una frase che faccio spesso utilizzando gli intervalli di quarta, che sulla chitarra non sono proprio facilissimi da fare perché sono nello stesso tasto, sì, e quindi di conseguenza può succedere che invece di eseguire due note diverse si esegua un barré e suonano tutte e due le note contemporaneamente. Questo è il pattern fatto lento. Allora aspetta, no, com'è che è, scusami? Ah, ok, tipo salti di quarta. Esatto. I salti di quarta, esatto. Per quanto riguarda la diteggiatura, sì, io per esempio molto spesso preferisco, invece di fare il barré con l'anulare, preferisco fare anulare e mignolo nello stesso tasto. Tipo così. Sì, sì. Tanto perché mi aiuta a scandire meglio le note, sì, perché con l'anulare certe volte... se non stai attento suonano tutte e specie due. Se poi suoni magari con un suono più saturo diventa problematico. Sì, sì, ovviamente più il suono è saturato più è difficile mantenere la pulizia certe volte. Quindi questo è il primo frammento che mi pare avevi già fatto. Sì, fino a qua ci sono. Allora, questa è la seconda. Sì, è una progressione in sostanza, no? Tutti i pattern abbastanza simmetrici alla fine. Ok. Quindi qui non è così? No? No, è re, mi, la, si. Ok. Ok, e qui tu non chiudi però, non chiudi qui sulla settima, diciamo. Ma vai a chiudere direttamente, sì, nella tonica, sì. Ovviamente ci puoi giocare tantissimo, anche partire ritmicamente in punti diversi. Questa è una cosa che faccio spesso con la pentatonica perché assume più un colore, insomma, meno pentatonico, magari un po' più esotico. Sì, sì, sembra quasi un po' orientale, assume un carattere un po' orientale, se quelle cose un po' cineseggianti. Sì, sì, esatto. È interessante, in effetti. E chiaramente poi si può applicare in tutte le chiavi, quindi insomma... Certo, certo. Sì, adattabilissimo. Sì, sì. E beh, anche questo era molto molto carino e soprattutto, vabbè, anche utilizzabile per tutti. Terza idea, cosa facciamo quindi di bello? Allora, la terza idea è in do minore. Ed è, sì, un arpeggio che magari non ti viene subito in mente pensando al do minore settima. Ed è un arpeggio simmetrico. Sul do minore settima. È praticamente lo stesso frammento su tre ottave diverse.
E questo è un pattern che ho utilizzato nell'ultimo video che ho messo. Sì, senti, ma io qui sono quasi per dire la verità, nel senso che questa frase qui te l'ho chiesta io fuori onda prima, nel senso che le altre due in effetti non le conoscevo. Questa qua te l'ho chiesta un po' io perché l'ho vista ieri su un tuo video, mi era piaciuta, no? Ho detto, senti Matteo, ma inseriamo quella frase, almeno quella riesco a farla perché l'ho studiata prima, no? Però no, dai, spieghiamola comunque. Sì, sì, no, ma ci sta assolutamente. Questa io la penso come se fosse in realtà un arpeggio di si bemolle maggiore con la seconda. Mm-hmm. Quindi se partiamo da si bemolle maggiore. Mm-hmm. Ma ovviamente si può usare benissimo anche sul secondo grado. E quindi insomma assume questo colore che è un po' più, come dire, meno ridondante del... Sì, certo. Sì, è un po' più evanescente, chiaramente. Quindi, cioè, sì. Dimmi se lo interpreto giusto. Cioè, l'idea è quella che tu prendi l'accordo, diciamo, di fondamentale minore di quella tonalità, ad esempio do minore, e suoni, diciamo, l'accordo sul grado precedente, sostanzialmente. Cioè, io sono in do minore, suono un arpeggio di si bemolle, fondamentalmente. Cioè, è un po' questa la... Si bemolle, no, non proprio si bemolle maggiore, ma aggiungendo si bemolle maggiore con la seconda, quindi... No, però dico, l'idea è un po' questa qui. Cioè, tipo, io quindi la minore farei un tipo un sol maggiore con la seconda. Sì, si può benissimo fare, certo. Sarebbe quella lì l'idea. E vogliamo far rivedere un attimo quindi com'è la frase? Sì. Partendo col primo dito sul Do. Ok. Sì, con questo intervallo di quarta sulla stessa corda che per chi ha le mani piccole può essere un po' ostico, ma ci si abitua. E qui tu, anche qui tutte le volte alterni, cioè non fai Emmeron? No, qui in questo caso lego. Ah, okay. In questo caso faccio Emmeron. Perché è un po' come sapore, un po' oldsworthiano, diciamo, un po' legato di quel tipo. E per risolvere vado a prendere la quinta dell'accordo. È molto bello. Senti, ma tipo se fosse al ritorno, in discesa, ti verrebbe in mente come si potrebbe gestire una cosa del genere o è una frase che suona bene solo in salita? No, si può fare anche discendente. Bisogna trovare... per la mano sinistra bisogna trovare dei movimenti per smanicare nel modo... più elegante possibile, perché insomma un po' il problemino di questi arpeggi estesi su tre ottave è che bisogna smanicare velocemente con la mano sinistra. No, volevo provare a metterti un attimo in difficoltà, vedere se anche tu eri umano e sbagliavi, facevi fatica a trovare una parte. Molto spesso questo si può anche fare col tapping, quindi aggiungendo magari la tonica. Sì, è vero, non abbiamo parlato del tapping, che in effetti tu usi anche tanto. Ci vuoi far vedere lento quest'ultima frase qua, così chiudiamo in bellezza con questa cosa sul tapping? Se ce lo fai vedere lento, poi dopo magari lo trascrivo e ci abbiamo anche questo. Ok, è semplicemente una variazione, quindi con la mano sinistra rimane la l'idea. Stessa diteggiatura dell'arpeggio. Sì. Soltanto che per passare al prossimo shape bisogna fare... quello che in inglese si chiama hammer from nowhere, cioè fare un hammer on senza l'aiuto della mano destra, tipo... ovviamente in distorsione viene un po', rende un po' di più. È bellissimo. Cioè, un bel effetto comunque. Sì, è un po' presa dalle idee di Guthrie Govan col tapping, quelle idee che ho studiato molto. Infatti. Senti Matteo, io ti ringrazio, direi che abbiamo tirato fuori tre cose molto interessanti e senza, diciamo, divagare troppo, perché nel senso all'interno del tuo playing ci sarebbe magari da parlarne per ore, però abbiamo tirato fuori tre pillole che secondo me sia per chi ti conosceva che per chi invece non ti conosceva erano interessanti. Ti chiederei magari per chiudere cosa stai facendo, che progetti hai e cosa ci aspettiamo da te nel prossimo futuro. Ma guarda, per adesso sto giusto registrando degli inediti col mio trio. Mm-hmm. Dalla prossima settimana ricomincerò a fare a registrare anche delle session qui in studio da me.
Per chi insomma mi segue sa che l'ultima session che ho fatto è stata una cover di Avona che avevo pubblicato all'inizio di quest'anno. Adesso vorrei ricominciare insomma a fare di nuovo i video col trio, ma soltanto con originali, quindi al momento ho in testa basta cover, via con le idee proprie. Direi che ci voleva. Sì, sì, assolutamente. Senti, mi sembra di capire che ci si concentra adesso sul recording o sul songwriting, perché non è il momento tanto. Poi insomma questo video si spera che verrà visto anche tra qualche mese, magari saremo completamente fuori da questa situazione, però adesso direi che mi sembra il momento buono per... Sì, ma guarda, cioè, al contrario di quanti molti pensano, io per adesso sto suonando pochissimo la chitarra, sto cercando di insomma entrare nella fase più creativa, quindi molto spesso compongo anche senza avere in mano lo strumento, quindi insomma... sperando che questa situazione si risolva il prima possibile, così poi in futuro spero di suonarli live questi pezzi, certo. E non soltanto registrarli. No, lo speriamo tutti. Senti Matteo, io ti ringrazio, a me è una lezione che è piaciuta tantissimo e poi ripeto, grazie. Daremo magari le trascrizioni, quindi ci vediamo online per adesso, si spera poi magari anche in un futuro non troppo in là di beccarsi anche dal vivo qualche fiera, qualche evento prossimamente. Va benissimo, sì. Dai. Grande, ciao Matteo, grazie. Grazie a te, ciao. Bene, ringraziamo ancora Matteo Mancuso per averci messo a disposizione il suo talento e per averci permesso di toccare con mano così da vicino alcuni elementi del suo stile, tra l'altro con una modestia e una gentilezza davvero incredibili, quindi gli auguriamo tutto il meglio. Noi ci vediamo prossimamente con altri episodi di questo format, quindi ripeto, fatemi sapere voi chi vorreste vedere invitato qui, e ci vediamo invece nei prossimi giorni con i video più tradizionali di questo canale che già conoscete, quindi grazie per avermi seguito, a presto, ciao!